Allora, Enrico, se non mi sbaglio, la prima doppietta è questo tuo in questo campionato, non lo so rendo, giusto? La seconda. La seconda, ah, perfetto, grazie per quello che ricordare. Diciamo che questa è stata una vittoria frutto di una, in caso proprio di un atteggiamento, come vi chiedevo anche a Miss, un atteggiamento proprio rabbioso, l'avete voluta a tutti i modi questa vittoria, con una fase intensiva all'inizio, anche con un'intelligenza tattica fenomenale, e poi con una rabbia pochissima, a mio avviso, decisiva. Assolutamente qui sono d'accordo, però oggi secondo me abbiamo giocato con quella personalità giusta, importante, che dovevamo mettere forse anche il girone d'andata, ma a partire dalla catena difensiva, un giro palla con grande personalità, anche se magari potevamo sbagliare, però l'input era quello di giocare sempre palla a terra, velocemente, l'abbiamo fatto, infatti secondo me li abbiamo messi molto, molto in difficoltà. Infatti, proprio su questa questione votata rispetto magari a qualche partita precedente, il modo di giocare, no? Non solo tuo, ma proprio della squadra, nel relazionarsi verso i tante volte magari palle alte, cercare di sfruttare la tua fisicità per avere gli spazi. Oggi secondo me non si è scelta proprio questa soluzione. E però nello stesso tempo questo ti può essere, ti può avere vantaggiato di più, soprattutto proprio in fase realizzativa. Assolutamente, perché anche questa settimana abbiamo lavorato molto su questo aspetto. Magari anche avendo un attaccante come me, la palla lunga deve essere proprio l'ultima situazione, perché altrimenti è difficile giocare obiettivamente questa palla lunga, perché a mio avviso è sempre avvantaggiato il difensore rispetto all'attaccante, anche se l'attaccante ha una struttura magari importante come la vostra rete. E poi anche proprio su questi schemi, visto che chiaramente giocando magari comunque lontano dalla porta, prendo comunque gli spazi, facendo male, e fatto anche in modo che scontriglio venisse a sentire, quindi concedesse quegli spazi, no, 10 metri, 15 metri, ma se non rimanesse schiacciato troppo dietro, cioè, il giocatore come scontriglio sappiamo che è decisivo. Sono d'accordo, loro sapevamo che magari dovevamo beccarvi là in mezzo, perché tra centrocampo e difesa magari potremmo lasciare un po' un bel buco, quindi con gli elementi che abbiamo in posizione sia da una parte sia dall'altra in avanti potevamo far male, anche con gli inserimenti più interni. L'abbiamo fatto secondo me benissimo il primo tempo, anche se abbiamo concluso diciamo poco, però comunque è stata fatta che abbiamo fatto a mio avviso una grande prestazione. Senti Enrico, forse adesso subentra una questione psicologica, no? Fino a quando stavate 10 punti dietro potevate essere anche liberi, no? Di gestire un po' questo campionato, di portare a casa questo secondo posto, adesso sapendo di vincere centinaia, a 6 giornate alla fine si potrebbero riaprire i giochi. Da un punto di vista psicologico, tu che sei uno dei più esperti, tu del Racciano, Scarpa, cioè che discorso magari farete alla squadra? Crederci, e questo è normale perché la matematica naturalmente ci dice ancora questo. Però tu, razionalmente, al di là del cuore, cioè, si può convincere la squadra a dare questi input, nel senso che comunque... Noi abbiamo il dovere, a prescindere, beh, già forse l'abbiamo detto anche con il mister, a prescindere che dobbiamo vincere, comunque dobbiamo vincere tutto per assicurarci il secondo posto. Però sognare è la cosa illecito. Io sogno insieme a tutti quanti i miei compagni di squadra, perché è giusto, perché secondo me, secondo noi un po' di colpe ne abbiamo noi, quindi vogliamo regalarci magari, sai, questo entusiasmo, questa voglia, questo sogno che alla fine è lecito. Alla fine se loro fanno un passo falso noi non dobbiamo avere rammarico di nulla. Abbiamo provato, è male che va, arriviamo secondo. Però comunque è lecito provarci, anzi, è un obbligo da parte nostra. Soprattutto, esatto, anche perché proprio questa partita ha detto che poi tutto sommato, anche se le Politano hanno meritato la vittoria, certamente non ci sono 10 punti di vantaggio, cioè di distacco tra queste due squadre. Questo è normale. Ha dato merito alle Politano sicuramente, perché comunque ha fatto effettivamente meglio di noi, di andata, ha fatto meglio di noi, è giusto, però se stanno stentando anche loro e noi ne dobbiamo approfittare. Tutto per quanto mi riguarda la dedica, ovviamente, che invece è tutta una partita così importante. Ma oltre alla mia famiglia, lo voglio dedicare magari a tutti i ragazzi, perché comunque
purché se ne dica, noi quando le cose magari non vanno bene siamo i primi magari a soffrirne e magari siamo gli unici a pagare tutte le conseguenze delle varie critiche, magari addossare tutta la colpa a tutti i componenti di questo gruppo, diciamo, per noi è pesante, magari ci ha fatto stare molto male, sinceramente, anche tra di noi, nel senso che non riusciamo mai a descrivere magari il valore vero di questa squadra. Lo voglio fare magari a noi perché è giusto che stiamo lottando tutti quanti insieme ancora adesso, anche a 10 punti, anzi adesso oggi a 7. La dedico alla squadra. No, solo una cosa, il primo gol è sembrato facile, invece secondo me non lo era. Cioè, come hai fatto innanzitutto a smarcarti così bene, poi a colpire anche abbastanza bene, perché poi la palla era lenta ed è più difficile fare... Sì, sicuramente ho preso spazio perché loro comunque là dietro erano due difensori centrali abbastanza fisici, molto fisici, praticamente ho preso il tempo non so a chi e sono andato in terzo tempo in alto, poi in alto che ero in alto alla fine non mi hanno preso più, comunque mi ha visto, è stato un bel gol. Sì, più difficile del secondo. Sì, assolutamente. E altra cosa, cioè questo fatto che non sono visti 10 punti di distacco oggi, ma diciamo al di là dell'espulsione che poi è venuta dopo che all'inizio secondo me dovevate fare 3-4 gol. Ma questi 10 punti, ecco, l'hanno detto tutti la stessa cosa, pure il presidente mi ha detto, una squadra che ha 10 punti, diciamo, le Bolitano, è vero che hanno giocato una bellissima partita, cioè, stati bravi. Secondo me bisognerebbe avere speranza anche che forse il momento buono che ha avuto le Bolitano, secondo me fino all'inizio di gennaio, forse l'avversario sperava anche in questo, crederci che l'avversario forse... Assolutamente, comunque sia i campionati bisogna vederli in una singola partita, si analizzano in base all'arco delle 30 partite in totale. Ad ora dicono che loro sono stati più bravi, questo senza ombra di dubbio, però come lo diciamo sempre noi nello spogliatoio, noi non dobbiamo abbassare la guardia perché se loro fanno un passo falso, noi dobbiamo stare a posto con la coscienza perché ne abbiamo approfittato, come hanno fatto loro del resto con noi il giro d'andata. Grazie. Grazie.